Concordo con la mia amica leopardista Loretta Marcon quando asserisce che molti sono i pregiudizi intorno alla figura di Giacomo Leopardi e molte le etichette che gli sono state applicate semplicisticamente anche da studiosi di fama. Questo ha determinato un ritratto che molte volte distorce la sua figura, rendendo come sfocata la sua personalità, generando l'impressione che invece di avvicinarsi a noi, che lo studiamo, egli si allontani sempre di più, diventando inafferrabile. Nonostante ciò, Giacomo, con un sorriso melanconico, continua ad invitarci a seguirlo nel suo mondo, raccomandandoci il capo cosparso di cenere e la purezza di cuore. Signore e signori, amici e parenti, benvenuti e grazie di essere qui. Per me è un grande onore in questo luogo presentare il mio lavoro, rappresentare Casa Leopardi ed avere il patrocinio del Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Il mio ringraziamento più sincero va al Conte Vanni e alla Contessa Olimpia Leopardi, al Presidente del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, Fabio Corvatta, a tutti i componenti del Comitato Scientifico e in particolar modo al Presidente Lucio Felici. Infine non voglio dimenticare Roberto Tanoni e Sara Eugeni che mi hanno supportato e sopportato in questi giorni. Luigi Brutti e Massimo Saccutelli dell'AMR Studio di Pedaso che ci hanno permesso di realizzare questo CD fornendoci alta tecnologia, passione e disponibilità. E adesso passiamo alla genesi del CD. Prima di andare in sala di incisione per registrare i canti, mi sono messo a violentare la mia voce, sforzandola ed usandola in modo scorretto, così da ottenere, dopo circa 2 ore, un timbro come lo desideravo, ovvero incrinato, roco e affaticato. Al contempo, applicando tutto il mestiere possibile, ho cercato di mantenerlo omogeneo, profondo e potente, corretto e stabile, secondo la partitura vocale che avevo stabilito e che peraltro prevedeva per alcuni canti, ed in particolar modo per alcune specifiche parti del testo, anche evidenti variazioni di estensione ed intensità. Troppo facile costume staccarsi dal rigore dei testi e manipolare il pensiero di un poeta. Per questo motivo mi sono imposto di ridare agli ascoltatori non un Leopardi nuovo, né tantomeno riscritto, per citare ed onorare l'arte di quel grande genio che è stato Carmelo Bene, né soltanto un uomo piagnucoloso e vinto dalle avversità, né tantomeno un poeta provinciale, pessimista e fatalista, ma piuttosto un poeta di altezza siderale che esige quanto più rispetto, rigore e professionalità, intanto per il suo essere consapevolmente uomo fragile e superiore, superiore come il suo pensiero, irraggiungibile, impossibile da catalogare, nonostante gli studiosi abbiano voluto annoverarlo chi tra gli illuministi, chi tra gli stoici, chi tra i progressivi, i materialisti, gli atei, eccetera. Superiore come la sua forza d'animo e di spirito, nonostante il suo debole corpo, le sofferenze e le rinunce. Superiore per come ha saputo duellare sino in fondo con le sue vere o presunte contraddizioni. Non amava Recanati, ma appena se ne allontanava non vedeva l'ora di tornare. Era soggetto a continui sbalzi di umore, dall'euforia più estasiante alla più inconsolabile depressione. Pur di studiare si dimenticava di mangiare e dormire, eppure amava il cibo, le ghiottonerie, era pigro ed amava le comodità. Conciliante e remissivo, allo stesso tempo polemico ed aggressivo, gentile e passionale, eppure colerico e scostante, pavido, timido, fragile, allo stesso tempo deciso, forte e perfino stoico, nel voler sfidare a viso aperto la sua menomata condizione fisica, nel voler seguire fino in fondo la sua condizione di uomo speciale, condannato ad essere un poeta che deve parlare dell'universo all'universo, al di là delle svariate contingenze umane e del tempo. La sua grandezza e la sua inafferrabilità hanno costantemente aleggiato sopra il mio declamare e grazie anche all'aiuto di quel grande leopardista che è il gentilissimo professor Felici, che con un confronto serrato su diversi piani di studio e lavoro
non ha mai smesso di regalarmi perle di sapere e pungolo. Non mi hanno spaventato più di tanto, anzi, è come se anche loro avessero continuamente carezzato il mio compito impossibile di tradurle in voce. Voce affaticata, roca, sicura, dolce, profonda ed intensa. Voce asciutta, raramente incrinata dall'emozione, mantenuta in tonalità. Voce pronta ai diversi cambiamenti tonali e di intensità che imponevano le diverse situazioni. Voce che non doveva cercare il virtuosismo fine a se stesso. Voce che non si doveva adagiare sul ritmo largo, tipico della più smaccata teatralità. E voce che doveva condurre per mano. Voce che in sintesi doveva chiarire più che offuscare. Io e la mia voce siamo riusciti in tutto ciò? Sicuramente no. Comunque questo lavoro mi piace pensarlo come un grande abbraccio a Giacomo, un sussurro intimo e balbettante al suo orecchio. E grazie a Casa Leopardi anche come un piccolo dono a tutti i leopardisti e non, che desiderano aprire senza riserve e con gioia il loro cuore ad uno dei poeti più grandi della storia. Grazie.